oggi nella Persa dei Regali, nello sfavillante paradiso della società consumista, siamo ancora una volta a ribadire una situazione gravissima che si sta sviluppando in questo paese. Parliamo dello sciopero della fame ad oltranza che l'onorevole Alfredo Cospito ha dichiarato lo scorso 20 ottobre e che continua tuttora. Continua nonostante lo Stato avesse la possibilità di revocare, di rispondere positivamente ad un ricorso per far uscire dal 41 bis e quindi non condannare la morte. Parlare di condanna a morte non vuol dire soltanto urlare quegli slogan classici che molte volte forse sembrano edulcorare la realtà. Qui si tratta di una vera e propria condanna a morte. Non si parla di regimi lontani alle quali giustamente bisogna rivolgere le proprie attenzioni, perché lo Stato ammazza a qualsiasi latitudine esso si realizzi si strutture. Parliamo di questo paese, un paese in cui l'innalzamento generale a livello repressivo è fortissimo, un paese in cui una situazione di crisi, una situazione di difficoltà da arrivare a fine mese, in un mondo dominato dalla tecnologia, dalla virtualità e sempre meno accessibile, vivibile per l'essere umano, in questo mondo ci sono persone che ancora alzano la testa. È per questo che questo innalzamento repressivo è generalizzato. La vicenda di Alfredo e la vicenda processuale che ha portato a questa situazione per lui, ma che ha colpito anche tanti e tanti altri anarchici, è un tassello sanguinoso, importante, per il quale nessuno deve sentirsi escluso. Qui non stiamo parlando dei fatti nostri, stiamo parlando appunto di quello che sarà una linea guida per punire la dissidenza, per punire l'ostilità nei confronti di un sistema che marcia fin dalle sue radici. Si teneva l'udienza per riqualificare un capo d'accusa per Alfredo, per un'altra compagna anarchica, Anna, in strage politica che, come è stato detto prima, non era mai stato dato antecedentemente nella storia dello Stato italiano, nella storia che seppure eccelle in quanto a misure restrittive di repressione carceraria. Leggo soltanto quattro righe. Prima di scomparire definitivamente nell'oblio del regime del 41 bis, lasciatemi dire poche cose e poi tacerò per sempre. La magistratura della Repubblica Italiana ha deciso che, troppo sovversivo, non potevo più avere la possibilità di rivedere le stelle, la libertà. Seppellito definitivamente con l'ergastolo ostativo, che non ho dubbi mi darete, con l'assurda accusa di aver commesso una strage politica per due attentati dimostrativi in piena notte, in luoghi deserti, che non dovevano e non potevano ferire o uccidere nessuno e che di fatto non hanno ferito e ucciso nessuno. Non soddisfatti, oltre all'ergastolo ostativo, visto che dalla galera continuava a scrivere e collaborare alla stampa anarchica, si è deciso di tapparmi la bocca per sempre con la mordacchia medievale del 41 bis, condannandomi ad un limbo senza fine, in attesa della morte. Io non ci sto e non mi arrendo e continuerò il mio sciopero della fame per l'abolizione del 41 bis e dell'ergastolo ostativo fino all'ultimo mio respiro, per far conoscere al mondo questi due domini repressivi di questo paese. Siamo in 750 in questo regime ed anche per questo mi batto. Al mio fianco i miei fratelli e sorelle anarchici e rivoluzionari. Alla censura e alle cortine fumogene dei media sono abituato. Queste ultime hanno l'unico obiettivo di mostrificare qualunque oppositore radicale e rivoluzionario.
Abolizione del regime di 41 bis, abolizione dell'ergastolo ostativo, solidarietà a tutti i prigionieri anarchici, comunisti e rivoluzionari nel mondo, sempre per l'anarchia. Alfredo Cospito. La nostra passione per la libertà è più forte!